Mister Pizzulli, un Barletta chiamato quindi a ripartire dopo il KO di Nuvoli. Il calendario però offre subito la chance per il riscatto con questa sfida ravvicinata, prima il Biceglie in casa e poi la trasferta di Molfetta. Sì, sì, dopo questa sconfitta di Nuvoli dovuta ad episodi anche, abbiamo queste partite dove possiamo continuare a crescere, perché la squadra penso abbia dimostrato di esserci, di avere chiaramente pazienza, perché ci vuole tempo, però siamo sulla buona strada. Speriamo già col Biceglie di fare un risultato importante, anche perché poi abbiamo una partita molto difficile a Molfetta. Abbiamo un calendario indubbiamente, poi abbiamo la Sud-Est, un calendario che è cominciato con squadre chiaramente importanti, però secondo me è un campionato molto equilibrato, quindi con tante squadre forti, e quindi si ha sempre modo chiaramente di recuperare. Sono arrivati intanto due elementi di comprovata esperienza come Monopoli e Rizzo, saranno già a disposizione contro il Biceglie e potrebbero portare anche a un cambio di modulo da parte di mister Pizzulli. Beh sì, è chiaro, aspettavo questa situazione sia di Monopoli che di Rizzo, sono giocatori che stavano con noi già da qualche giorno, uno per motivi fisici abbiamo chiaramente aspettato a tesserarlo, l'altro giocatore importante come Monopoli, un giocatore di buona esperienza pur essendo molto giovane, che ha il profilo giusto per la nostra società, per noi come siamo adesso, quindi sicuramente ci darà più esperienza, ci darà più solidità dietro, dove peraltro avevo solo due elementi disponibili. E niente, poi sono contento, il mercato senior finisce qui al 99%, ora dobbiamo soltanto cercare di trovare qualche altro 97, qualche altro under, che con l'aiuto del nuovo direttore sportivo Gianluca Frascati speriamo di colmare. Capitolo formazione, lei ha proposto un 4-3-3 a Nuvoli, poi ci sono stati innesti interessanti nella ripresa su tutti Sguera che è anche andato in rete, potrebbero esserci dei cambiamenti tra la partita di Nuvoli e quella contro il Biceglie? Beh, una squadra che già parte in ritardo, fare tre partite in sette giorni non è facile, quindi è chiaro ci saranno degli avvicendamenti, è giusto dare più spazio a chi ne ha avuto meno in questo momento, anche per capire bene le caratteristiche di tutti i giocatori, e quindi sicuramente ci sarà qualche novità, e vedremo anche dal punto di vista del modulo.